Ragnar Lodbrok giace morto nella melma della Northumbria. Le vene piene di rabbia anglosassone e veleno di vipere. La vendetta è stata rapida. I suoi figli devastarono le isole britanniche, separando questa terra e massacrando tutti coloro che si opposero. L'orda dei vichinghi si è spinta a ovest con una forza insaziabile che ha messo in ginocchio Alfredo il Grande. Ma la pazienza di alcuni uomini non è di certo senza limiti. Corre l'anno 878 d.C. Mentre i norreni colonizzano i territori che un tempo saccheggiavano, Alfredo del Wessex cerca di unire tutte le isole sotto un'unica bandiera. Ma ecco una nuova ondata di ambiziosi e di affamati pronti a imporre il proprio dominio alla Britannia. I re scendono in guerra. Solo uno vincerà. Ben ritrovati ragazzi sul canale di Gellots. Oggi guardiamo assieme il nuovo Total War. È uscito un paio di giorni fa. Forse l'avete già visto su altri canali. Ho visto che hanno fatto dei video sul canale della Clan Legio Italica. E sono curioso perché è il primo Total War storico ufficiale dopo Attila, perché hanno fatto nel frattempo due titoli fantasy, appunto, che sono i Warhammer 1 e Warhammer 2. Uscirà ancora Warhammer 3. Nel frattempo ne approfitto per dare una comunicazione di servizio che riguarda il mio canale. La serie su Total War Warhammer 2 attualmente è come se fosse ferma, però la termineremo a breve. E poi possiamo anche fare una serie su questo gioco. Allora, Total War Troni della Britannia. Si tratta di un Total War saga che è un concetto nuovo per quanto riguarda i Total War. Tanto aspettate che abbassiamo un attimino la musica, perché ho impostato l'audio ma non il tutto. Allora, abbassiamo la musica un pochino. Questo qua dovrebbe essere già al massimo, così secondo me va bene. Perfetto. È un Total War, dicevo, un po' diverso, perché di solito presentano una mappa di campagna più grande, come per esempio l'Europa, o guardando Total War Warhammer tutto il vecchio mondo, o addirittura il vecchio e il nuovo mondo assieme, insomma comunque scenari più ampi, come era il bacino del Mediterraneo e l'Europa, insomma nei Total War classici. Mentre in questo caso la mappa è molto piccola, nel senso che è solo l'Inghilterra, solo le isole britanniche, quindi in realtà anche l'Irlanda. E non c'è nient'altro, non c'è neanche il nord della Francia, quindi questa è una cosa che può far storcere un po' il naso. Però la mappa è molto più zoomata, quindi ci sono più insediamenti, molti insediamenti minori. Come avete capito dall'immaginetta che vedete dietro adesso scorrere e anche dal video iniziale, siamo prima dell'anno 1000, quindi in pieno alto medioevo direi, e il nord è devastato dalle invasioni vichinghe. Rifacendo un attimo il collegamento alla serie su EU4, Ragnar purtroppo l'hanno seccato, invece nella nostra storia alternativa su EU4 Ragnar è in qualche modo finito nel Vinland, invece questa volta no. E quindi siamo in una situazione in cui la Britannia è devastata dalle invasioni vichinghe e non si è ancora unificata, quindi ci sono un po' di tumulti. A livello di battaglie, vediamo un attimo, battaglia personalizzata, ci sono un po' di fazioni già disponibili, quindi non si parte come in Warhammer dove ce ne sono poche. Io non mi sono informato tantissimo su questo gioco perché non ho avuto tempo in questo periodo, avrei voluto affrontarlo un attimino meglio ma purtroppo non ho potuto. Comunque vedete che ci sono un bel po' di fazioni, c'è l'Angolo Orientale, Dublino, quindi sono distribuite anche un po' dappertutto. E a livello di gioco, se ho capito bene, hanno cambiato un attimino come funziona la cavalleria, nel senso che dovrebbe essere più o meno incisiva, però francamente più di così non so. Guardiamo la campagna, ci sono un bel po' di regni,
regni inglesi, che sono quello della Mercia, che è questo, o quello del Wessex. Allora, da quello che vedo c'è una parte rossa che dovrebbe essere il nostro regno. Quelle con le righette probabilmente sono una specie di tributario o qualcosa del genere, quindi hanno aggiunto questa cosa qui. Vabbè, questo qua ovviamente non lo leggeremo. Quindi sembra che ci siano degli stati non stati, o forse sono vassalli? Non lo so. Comunque, vedete che nella mappa qua, se guardiamo, lo sto The scoprendo men io have adesso, trained for quindi this. magari sto dicendo delle cavolate, però vediamo un po'. Northumbria è così, mentre il We Wessex will ha do our questo. utmost. I bonus degli inglesi sono l'aura del comandante, quindi ottimo. Abilità corpo a corpo di tutte le unità di difesa. In difesa, ok. Soldati part-time che promisero di lasciare le fattorie per il servizio militare ogni anno. Ok, recluta l'unità base e il numero di insediamenti che possiedi. Va bene, mentre il bonus per il Vexus è questo. Mentre We will per la do our Mercia. utmost. Ah, beh, questo qua è forte, eh. Le nostre unità non scappano fin tanto che il generale è vivo. Poi ci sono i gallesi, che sono, vabbè, ovviamente nel Galles. For the glory of Allora, i the loro bonus company. sono che le scorte nel proprio territorio o alleato sono più 5. Le scorte non sappiamo ancora cosa sono. Il morale per tutte le truppe nelle proprie regioni. Quindi bisogna conquistare un po', tanto siamo questo pistolino piccolo. Eroismo, il Galles è una terra d'eroi, tutti ottieni eroismi vincendo battaglie. Va bene. Se qua si genera il bonus. Lanciere molto... Ah, abbiamo dei lancieri molto pesanti, va bene. L'altro invece... My warriors will not falter. Ok, un regno gallese che è in Scozia, questo non me l'aspettavo. Controllo della mappa. Un regno unito è molto potente. Possiedi tutti gli insediamenti confinanti per ottenere il bonus. Tutti gli insediamenti confinanti. In che senso? Cioè tutto? Vabbè, comunque una sfida molto difficile. Qua è possibile modificare la difficoltà della campagna e della battaglia. Se si mette leggendaria, si attiva entrambe leggendaria. Possiamo fare, che ne so, difficile e molto difficile. Impostazioni di campagna, vabbè, queste cose qua lasciamole per ora come stanno. Poi abbiamo i regni gaelici, che sono invece quelli del None shall stand scozzesi against us. sostanzialmente. Quindi For the scozzesi glory of the Gaels. e questi che sono gaelici ma sono in Irlanda. Quindi ok, sono, io pensavo fossero divisi per zone, invece più per cultura, quanto vedo. Grande esercito vichingo e re del mare vichinghi. Quindi ci sono due tipi di You can rely vichinghi. on us. Angelo orientale, infatti diceva che alcuni norreni adesso stanno... Enemy blood will flow. Ecco qua la Northumbria. Stanno colonizzando un po' l'Inghilterra, mentre questi qua You can sono... rely on us. Regno di Dublino, We pledge our Isole del service. Sud. Scusa un momento. Isole del Enemy Sud e blood sono will queste. flow. Va bene, allora spedizione nel mondo. We'll see this through. Incursione razzie. Sono curioso di vedere questo, proviamo questo in questo The Vexus Pro, men are nel ready to Vexus, perché serve. vedo che è l'unico che ha queste barrette qui, voglio capire cosa vuol dire. Partita facile, non andremo avanti oltre questo episodio, quindi giusto per vedere com'è il gioco. Magari riusciamo anche a fare una battaglia veloce a caso, anche a costo di perderla, giusto per vedere. Ecco, vedete che la mappa è così, c'è un po' di... Ah, questo non l'avevo visto nelle parti iniziali del gioco. Cioè, nei trailer precedenti hanno messo la mappa della Francia, nel senso che c'è un pezzo di terra, ma vedete che è fuori. Potrebbero aggiungerlo. Sono previsti un po' di DLC, quindi vediamo. Adesso sono curioso di capire se, come in Warhammer 2 e nell'1, ci sono le invasioni del caos, invece in questo caso dei vichinghi programmate, quindi arrivano e ti menano. Comunque vedete che noi abbiamo praticamente tutto il sud col Vexus. E quegli stati con Da le sue molto i righette. vichinghi saccheggiano le nostre terre, ma nulla ci avrebbe potuto preparare alla loro grande armata. Per decenni li abbiamo affrontati e l'ago della bilancia si è spostato più volte da un contendente all'altro, fino al momento in cui furono sconfitti e la loro grande armata lasciò le nostre terre. Ora l'Inghilterra è divisa.
e il suo vecchio ordine politico è stato spazzato via. Abbiamo combattuto tra di noi per troppo tempo. È giunto il momento di unirsi per l'Inghilterra. Ok. L'Inghilterra è divisa, fiaccata da 10 anni di combattimenti. Il Wessex ha subito danni ingenti, ma la sua stella è ora in ascesa. È compito tuo riuscire a riportare l'ordine in questi territori. Ci sono dei vassalli sotto la tua protezione, i quali hanno giurato vassalli. Di aiutarti in tempo di guerra. Si tratta di Gwent e Gliwisig a nord-ovest, Defena e Cornovaglia a ovest, e Sussex e Kent a est. È molto importante conservare buoni rapporti con i tuoi vassalli. Se non lo farai, potrebbero decidere di rompere il trattato invece di scendere in guerra al tuo fianco. Gira voce che i vichinghi abbiano effettuato altre incursioni a sud. Dovrai aumentare le tue difese in quella zona. In questo modo il loro attacco non riuscirà a coglierti di sorpresa. Uno dei tuoi eserciti è pronto ad attaccare i ribelli del sud. Se sventerai in fretta questa minaccia, potrai regalare un po' di stabilità ai tuoi territori. Allora, c'è la stabilità. Ecco, qua ci sono un po' di cose. Hanno aggiunto, per esempio, il fervore militare, che sarebbe come la War Exhaustion 4, circa. Però, no, neanche, perché bisogna combattere un po', non si può non combattere sempre. Cioè, dobbiamo sia combattere che non combattere, ma non troppo, ecco, come se fosse una specie di karma, bisogna stare in equilibrio. Sono curioso, per quanto riguarda i vassalli, che ovviamente ci sono sempre stati nei Total War, di capire se c'è la possibilità, come in EU4, di integrarli. Cioè, questa è la cosa che manca ai Total War. L'ho sempre detto e sempre lo dirò, io voglio conquistare tutto, è un Total War, un gioco di guerra, quindi spero di poter annettere i vassalli in qualche modo, cioè diventano me, non voglio un alleato, io voglio tutto per me. Comunque, vediamo un po'. Allora, dice che ci attaccano da sud, ci sono dei ribelli. Questa è una missione, ok. Dobbiamo portare la stabilità nelle nostre terre, bla bla bla, elimina i ribelli, stabilità interna più 5, che è questa o un'altra cosa? Per 5 turni. Sarebbe, non capisco quella faccina lì perché non la vedo, però adesso forse è questa. Questa faccina verde qua. O qua. Non lo so, adesso vediamo. Comunque guadagniamo, bene. Puoi selezionare eserciti e insediamenti con il tasto sinistro. Puoi spostare gli eserciti selezionati. Vabbè, questo qua lo sappiamo. Allora, vediamo di cliccare un po' in giro sulla mappa. Vediamo cosa succede. Obiettivi, va bene, missioni, condizioni di vittoria. Ah, allora, condizione di vittoria breve, lunga. Assumi, conquista un po' di questioni, bene. Magari sono pure achievement, interessanti. Vittoria per fama. Ok, vittoria definitiva, wow. Vittoria regno breve, vittoria di regno lunga. Quindi ci sono un bel po' di tipi di vittorie, interessanti. Ottieni punti fama. Dove sono i punti fama? Punti fama, adesso vediamo un po' di capirlo. Il tuo esercito ha proprio il numero giusto di unità di reclute per resistere alle frecce nemiche. Più uno in tutte le regioni. Ecco il simbolo della stabilità. Poi vediamo un po'. Vabbè. Economia. Bello. Possiamo zoomare. Sì. Ok. Beh, mi piacciono questi menu qua. Si stanno un pochino attrezzando. Fa vedere come cambia l'ordine pubblico. Bellissimo. Cioè, lo spiega proprio bene. Quindi abbiamo la gestione facilitata, possiamo dire. Così sono tutti contenti. Questo qua è l'ordine pubblico. Ah, quindi sarebbe praticamente la stabilità e l'ordine pubblico, ok. Introiti sono questi. Provincia con l'ordine pubblico basso è questa. Ok, mi sposto direttamente lì. Torniamo qua. Commercio. Ok. Produzione, esportazioni. Potrebbe essere che l'hanno sistemato un po', diventa più interessante. Possiamo andare a vedere. Ecco, questa è una cosa che hanno aggiunto un pochino magari con l'ultimo DLC di Warhammer 2, che non abbiamo giocato, anche se ho comprato, dove c'erano le risorse da andare a prendere per costruire gli artefatti.
Magari, e dico magari, c'è una possibilità di fare qualcosa del genere, cioè con le risorse c'è la possibilità di costruire cose, adesso sono tutte sommario, perché ci sono questi due? Boh, vabbè, comunque ok. Più dettagliato di prima. Tecnologia, militare e civile. Ok, quindi sono dritte per dritte, non sono alberi, diciamo, sono... Tranne qua che c'è un albero. Molto semplici, direi. Abbassa lo zero, costi di mantenimento di tutte le unità. Produzione di cibo. Più 5 costi. Ah, hanno anche dei drawback. Ok, quindi più si va avanti, più aumentano i costi. Cioè, insomma, può capitare così. Bene. Qua perché sono tutte bloccate? Potenza. Ok, queste però sono tutte bloccate. Dal punto di vista militare, idem. Ok, aspetta qua. Non è attualmente in corso alcuna ricerca. Recluta 10 unità di fanteria. Quindi, per fare le ricerche, dobbiamo prima fare altre cose. Ok, hanno ripreso questa cosa da Warhammer 2 con gli scavi, si vede bene. È interessante. Ecco, diplomazia, vediamo subito come funziona con questi cacchi di vassalli. Vieni qua. Combina matrimonio, annulla, regno vassallo dichiara guerra. No, non c'è la possibilità di integrarlo. Perché non lo fanno mai? Vabbè, peccato. Alleati militari, beh, mi piace questa interfaccia. Devo dire che a livello grafico comunque mi piace. Anche queste immaginette qua ho sentito alcuni a cui non piacciono, ma invece non le considero brutte. Non le considero brutte. Anglia orientale che sono dei vichinghi. Esatto. Regni inglesi. Grande minchione vichingo, perfetto. Pagamenti, annulla status di regno vassallo per alleanza. No, non ci sono. Ah, patto difensivo. Dichiara amicizia. Questa è un'azione nuova. Oltraggiosa. Non lo accetteranno mai. Va bene. Attualmente c'è previsioni sul commercio. Bene. Vabbè, insomma, un po' la solita roba. Poi questo, fazione. Oh. Allora, c'è l'albero genealogico, quindi... Ah, si va pure indietro, cioè noi ora siamo qui, ma sappiamo chi c'era prima di noi. Figo. Bello, ci sta. Influenza, fama. Come sarà la fama? Comunque questo ci dà la vittoria. Effetti della fazione. Vabbè, questi qua sono il recap generale, questi qua sono tutti i nostri tizi, candidati. Candidati per che cosa? Abbiamo un sacco di figlie. Questa ha 8 anni, quindi ancora un po' giovane. Combina matrimonio, quindi abbiamo un combina matrimonio disponibile, non tanti di più. E possiamo farlo con questi? No, solo internamente. Ok. Governi e tenute. Quindi abbiamo un governatore per ogni posto? A quanto pare sì, li possiamo cacciare. Posso cambiare il nome di questo? No, ok. Questo qua sarà da verificare in una campagna perché mi sembra un pochino troppo lungo da verificare adesso. Ok, ci sono un bel po' di cose. Una cosa interessante invece che ho notato. Ok, non posso zoomare più indietro di così purtroppo. Che ci sono un sacco di villaggetti. Spionaggio. C'è il Vexus praticamente. Ecco, qua dovremmo avere tutto noi. Insediamenti minori. Qui invece non lo abbiamo nel Vexus. Queste qua sono le costruzioni nella capitale. Quindi c'è la capitale e gli insediamenti minori. Adesso come si fa a capire se li abbiamo tutti o meno? Non lo so. Però per esempio qua li abbiamo tutti. Nel Vexas, perché mi diceva che non li avevo tutti? Boh, nemico. Ok, qua è interessante. Beh, direi di provare una battaglia, perché poi la campagna è da provare. Allora, il nostro esercito qua. Dov'è che era quello dei ribelli? Questo. Noi siamo qua. No, ok, noi siamo questo, perfetto. Possiamo metterci in modalità d'assalto o fortificare. Dettagli del generale. Ah, questa è una cosa nuova che hanno ripreso un po' da Warhammer. Possiamo modificare un attimo le statistiche del generale.
e vedere un attimo cosa viene fuori. Possiamo vedere la sua famiglia e il resoconto, ma quando sale di livello possiamo dargli punti diversi. Attualmente questo qua è uno scriba. Penso forse addirittura sia Alfred. Dov'è il nome? Sì, Alfred, perfetto. X. Qua c'è la possibilità di cambiare il nome. Come faccio a reclutare unità? All forces in good order. Ah, bello, cliccando qua mi dà direttamente i dettagli. Congedare unità va bene. Come faccio a reclutarne però? Ok, qua. Gli eserciti possono essere reclutati solo se di guarnigione o in un insediamento. Modalità fortifica. Ok. Vabbè, attacchiamo questo, vediamo un po' cosa succede. C'è una battaglia in vista. Hai tre possibilità: risolverla automaticamente, combattere o ritirarti. Vabbè, combattiamola, così vediamo anche se ci sono stati dei cambiamenti da questo punto di vista. E poi ci salutiamo qui. Dopo parleremo, ragazzi, se volete vedere una partita, una campagna, con... Devo trovare il tempo anche di farla, però mi piacerebbe, ecco, dico la verità, per provare un po' il gioco. E tutte le novità, perché comunque da questo Total War di sicuro svilupperanno quelli successivi. Perché in Warhammer hanno fatto degli esperimenti, ma dovevano farlo uscire bene, mentre qua possono fare più esperimenti, anche se viene male, c'è già quello sulla Cina pronto. Vabbè, attendiamo che non vogliamo la pioggia. Attendiamo che non vogliamo la pioggia. Sapete che asciutto, ok. C'era una battuta in Asterix e Obelix, quando vanno in Britannia, e uno della Britannia gli dice, cioè anzi, Asterix chiede mentre sono in barca per andare in Britannia. C'è sempre nebbia in Britannia? E lui dice: sì, no, no, solamente quando non piove. Quindi o piove o c'è nebbia, però c'è anche l'asciutto. Iniziamo lo Le schieramento. truppe vanno schierate prima della battaglia. Clicca col tasto sinistro sulle Vabbè, unità. queste cose le sappiamo, adesso sistemeremo il tutto. Siamo dentro il bosco. Vediamo un po' come siamo messi. Ho messo quantità di truppe al massimo. Gli FPS però sono buoni. È stato ottimizzato un po' questo gioco. Soprattutto rispetto a Attila. Erano già stati fatti molti progressi con Warhammer. Attila è stato probabilmente il gioco peggiore ottimizzato di tutti. Perché Rome 2 aveva altri problemi, ma era molto più ottimizzato. Ok, come faccio a togliere questa cosa? Ok. Vabbè, sono unità molto semplici. E lui il re? Cavalieri delle no. Ah, è a piedi. Ok. Chissà qual è. Boh, se muore, cavoli suoi. Hanno la pelliccia di lupo? Possiamo zoomare davvero tanto. Ci sono pure i tulipani. Vabbè, facciamo sta battaglia. Allora, abbiamo due arcieri. Ti eri nascosto qua, però tu. Modalità schermaglia, modalità fuoco volontà, direi di sì. Modalità guardia che te rimani fermo. Abbiamo due tipi di fuoco. Questo è per selezionare tutto. Questo qua per fare i gruppi. Attivo modalità corpo a corpo. Per ora la disattiviamo. Ti eri nascosto prima. Vabbè, chi se ne frega. Allora, gruppo 1 degli arcieri, come sempre. Poi mettiamo la cavalleria. Vediamo un po' il nemico come è disposto. Cosa vuol dire questo triangolino qui? Ah, mi dice che andare contro questi non mi conviene. Questi invece sono molto forti, possono andare contro tutti. I lancieri non sono forti contro la fanteria normale. Con spada, giustamente, ma sono forti contro di loro. Questi qua invece devono stare attenti perché il corpo a corpo le prendono. Comunque, la loro cavalleria è di qua. Quindi andiamo a fare una cosa del genere. Lanci di qui. Questo qua è il gruppo 2, facciamo questo di qui e questo di qua. Perfetto, iniziamo la battaglia. Le Vediamo se truppe a attaccano cavallo loro. sono agili e potenti, ma soffrono durante gli scontri prolungati con la fanteria. Usale per sfiancare il nemico ai lati. Facciamo così. E tu devi difendermi la fanteria. Velocizziamo al massimo, si muovono anche loro un pochino. Bene. Ok, funzionano sempre i vecchi tasti.
Ok, la cavalleria sua si sta spostando da questo lato. Ma prendiamo i lancieri schiacciando lo spazio. Vedete dove avete detto agli uomini di muoversi. Invece no, sono tornati di qua. Vediamo se è nascosta, quindi loro non sanno più dove è la mia cavalleria. Spostiamola qua. Di boschetto in boschetto. Perfetto. Vabbè, i dettagli degli alberi sono fatti bene. A livello di grafica il gioco mi convince. Anche le immaginette devo dire che a me piacciono. Anche se magari non sono molto esplicativi di quello che andiamo a vedere. Allora, noi abbiamo meno fanteria di lui, eh. Allora, proviamo con un approccio più difensivo. Qui così. Qui. Fate così, visto che arrivano loro. Per ora spaventiamoli un po' con la cavalleria, in maniera tale che rallentano le loro operazioni di posizionamento nel bosco. Vediamo di circondare subito questa cavalleria che ci ha caricato, ma adesso la stiamo attaccando noi. Sì, metà della loro cavalleria è già praticamente andata. Adesso metterò un po' di pausa perché tra l'altro è un bel po' che non gioco. Proviamo a fare una carica da dietro su questi. Qui invece la situazione è positiva. Allora, il re si posiziona qui con questo arciere qui, così inizia a picchiare un po' questi. Perfetto. Questi qui si sarebbero dovuti ritirare, non l'hanno fatto rapidamente, però visto che sono qua attaccano. Poi questi qua gli diciamo di attaccare. Comunque questi qua sono in rotta, vedo, e loro, che sono quelli che hanno preso la carica ma non hanno subito danno, continuano a inseguire questi. Gli uomini hanno abbandonato la battaglia e non torneranno. Non torneranno. Ci hanno mandato il rotto degli arcieri. Andiamo qua. Formazione a cuneo. Ok, la fanteria non sta seguendo gli arcieri, quindi saranno distrutti. Proseguiamo, proseguiamo. Ok, rompete il cuneo e picchiatevi con l'altra cavalleria. Perfetto. Sono tornati. Ok, diciamo gli arcieri di picchiare qua. Mandiamo dentro pure il re, così vinciamo da questa parte. E questi portiamoli qui. Ok, ritiriamo la cavalleria che in realtà si sta picchiando con i lancieri, quindi via. Infatti guardate come sta scendendo rapidamente. I nostri sono sconfitti, fuggono dalla battaglia. Vediamo se riusciamo a vincere di fanteria, perché finora sto perdendo tutti gli incontri. Picchiate questi. Le lance hanno perso contro le spade. Solito tran tran. Ok, teniamo queste unità occupate. Attacchiamo lì. Le lance stanno scappando, ma sono delle leve normali. Visto che quelli ci stanno dando il fianco, sfruttiamo questa faccenda. La cavalleria è tornata. Avrei dovuto tenere le lance probabilmente a guardia di questi, no, però la cavalleria vedo che sta dalle spalle
Aspetta, la loro cavalleria è andata, completamente eliminata. Benissimo, quindi non abbiamo più... Abbiamo un vantaggio pazzesco perché abbiamo la cavalleria, loro no. Dobbiamo stare attenti solo a questi lancieri. Posizioniamo la cavalleria qui. Modalità schermaglia teoricamente si... Sì. Ok, spostiamo l'arcieri qua. Perfetto. Allora, qua abbiamo delle abilità, usiamole. Questo qua cos'è? Obiettivo. Aspetta lì, voglio vedere cosa dice qua. Allora, per combattere una guerra fino alla fine serve una flessibilità. Obiettivo campo, portata 50. Cioè, se io faccio così... Ah, da potenza tutta questa zona. Ok, poi provoca il nemico, così è scarso. Alza il morale di questi. Ok, ora sto usando tutti assieme. Perfetto. Anche perché ci sono questi lancieri. Ora vediamo di attaccare questi qua da dietro con loro. La mia cavalleria dovrebbe essere in posizione per fare una carica sempre su questi. Così dovremo vincere da questa parte. Qua abbiamo praticamente già sfoltito tantissimi nemici. Attaccando da dietro la fanteria l'abbiamo fatta scappare. Ok, perfetto. Il generale nemico è morto. Riportiamo indietro la cavalleria. Adesso loro, questi qua, finiteli, perché ci serviva proprio una botta di morale. Ce l'abbiamo fatta! Yeah, allora il nemico è morto, bene. Vabbè, ora sarebbero da inseguire, ma non lo facciamo. Termina la battaglia. Fatemi sapere, ragazzi, voi cosa ne pensate di questo gioco. È un Total War, quindi non è niente di particolarmente nuovo. Però, secondo me, ha delle novità interessanti. Bisognerebbe provarlo in maniera più approfondita per dare un giudizio complessivo. Però devo dire che già a livello di ottimizzazione è ottimizzato, quindi questa è una cosa positiva. Messaggio filtro, province cose. Ok, l'abbiamo battuto. Ora qua possiamo uccidere i prigionieri, reintegrare l'unità che ci servirebbe. Guadagnare 70, reintegriamo l'unità. Va bene, poi facciamo una battaglia automatica. Ok. Deceduto il capo dei ribelli, dovremmo aver finito una missione. Questo personaggio ha guadagnato un punto. Ecco qua, quello che vi dicevo. Possiamo aumentare il livello di scriva. O cancellare l'azione prima di confermarla. È un campione, ovviamente. È malato, però. Quindi, questo per quanto dura? Questo tratto è permanente. Come permanente? Cioè, è un malato cronico. Vabbè. Ok. Sarà interessante, secondo me, capire come gestire anche gli insediamenti qua. Per esempio, clicco qua per visualizzare la ricerca degli edifici. Se no possiamo potenziare questo. Fattoria, va bene. Produzione delle ceramiche del mercato. Ok, mentre qua dentro, che nell'insediamento principale, ci sono delle strutture diverse. Sala lunga, ecco, guardiamo questo. Chiesa, mercato... Villaggi, fattorie, villaggi... Ok, questi qua sono insediamenti scarsi. Villaggio chiesa, villaggio fattoria, villaggio produzione, villaggio mercato. Questo invece è nell'insediamento principale. Credo. Non è molto ben diviso. Guarnigione. Cioè, sostanzialmente c'è l'insediamento principale dove si possono costruire un sacco di robe. Ecco qua come si fa a reclutare. Come faccio a volerlo? Clicco col destro per ottenere informazioni. Ok, ma come faccio a reclutarlo? Ah no, questo qua è l'esercito che c'è qua. Ok, qua possiamo reclutare. Un generale a capo di un esercito può reclutare dal gruppo di reclutamento globale di unità disponibili. Basta che siano di supporto o di guarnigione in un insediamento. Le unità si aggiungono subito all'esercito al momento di reclutamento, ma hanno poca forza.
Ah, allora, questa cosa è interessante, poi ci salutiamo. Cioè, fatemi capire, questo qua è... Creo un esercito. Va bene, no, non era il tasto di prima. Ne avevo trovato un altro. Via. Tutti gli insediamenti. Fatemi capire una cosa. Quindi io posso reclutare questa gente, ma viene fuori un pochino scarsa all'inizio. Dobbiamo rimpolpare gli animi. Col passare del tempo, il numero delle un. Ok. Però posso prendere solo quelli presenti dentro la guarnigione, diceva. Dov'è che si vede la guarnigione? Prima l'avevamo vista. Dettagli, guarnigione. No, ma non la costruzione. Vabbè, dai, ci salutiamo qua, ragazzi. Sotto nei commenti ditemi se volete vedere una partita. Con chi, poi decidiamo cosa fare. Adesso volevo solo provare a giocare. E secondo me, appunto, ci sono novità interessanti. Come questa qua del reclutamento è una di quelle di sicuro, di novità interessanti, perché dobbiamo pensare bene cosa vogliamo fare. Ci vuole tempo per migliorare questo. Qua dobbiamo sistemare questa faccenda, guerre di confine, quindi dovremo fare delle paci per andare a togliere quel meno 36, per esempio, o dobbiamo migliorare con battaglie o trattati di paci i fattori verdi. Questo è il cibo, influenza del leader 9, ok, queste cose qua, poi vediamo un attimo. Okay. Ah, è questo a cui si riferiva. Ok, si riferiva a questo. Per reclutare l'unità. Modalità nessuna, reclutamento attivo. Ci sono un bel po' di cose interessanti. Novità più che altro. Dai, ci salutiamo qua, ci vediamo in un prossimo episodio. Fatemi sapere voi cosa ne pensate di questo. Ci sono pure le meraviglie naturali. Che figata. Cos'è questo? Posso girare la mappa? Sì. Vediamo se, ecco, poi dai, ci salutiamo davvero. Continuo, io faccio sempre così. Quando devo interrompere il video, poi sto lì mezz'ora a parlare. Vediamo se c'è, perché devo andare in Irlanda quest'estate. Dov'è la parte con la scogliera, quella fatta di esagoni? Dovrebbe essere in questa zona, no? No, mi sa che non l'hanno messa. Dov'è Galway? Mi ha detto che devo andare a Galway, che è un bel posto. Vabbè, dai, basta così. Ci salutiamo qua, ragazzi, ci vediamo in un prossimo episodio. Questo era un Let's Explore, quindi non andremo avanti. Però potremmo ripartire da capo, appunto. E ci vediamo sotto nei commenti. GG a tutti.